Allora, eccoci ragazze e ragazzi. Allora, intanto buon inizio di settimana a tutti quanti. Allora, cosa bella di questa settimana? Abbiamo l'orario sfalsato con gli americani, quindi è una settimana dove si lavorerà meno ore, ok? Quindi se per le 15 siamo flat e non ci sono chissà quali movimenti di grafico, la mia giornata finirà alle 15 all'incirca. Allora, questa mattina che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato veramente subito bene. Allora, partiamo. Allora, facciamo una cosa, mettiamogli anche il ciclo secondario, prima cosa, che l'abbiamo usato sul secondo ingresso, mi sembra. Allora, partiamo dalla trading room, perché tutto nasce da lì, perché qui è dove abbiamo la maggior parte degli strumenti quantitativi. Allora, facciamo questo ragionamento. Intanto, così lo registro anche qui, chi guardasse il video poi in differita. Da questa settimana vedrete lavorare un expert basato sullo square, proprio perché lo square lavora così bene che non farle c'è da mangiarsi le mani. Allora, nel dietro le quinte, pronti partenza via, facciamo un expert, ok, che faccia tutti gli square. Alla fine della settimana vediamo. Quindi l'expert lavora sugli square. Quindi se vedete tipo quest'ordine 0,25 sell, non dico di non vederlo perché in realtà abbiamo shortato anche noi in questa zona da square, però ecco, soprattutto per chi arrivasse magari quando non sto parlando, occhio perché è un test su una demo, ok? Quindi valutate questo discorso qua. Detto questo, allora noi questa mattina io ho osservato due cose questa mattina prima di lavorare in short. Ho osservato la prima cosa, che appunto vi ho appena detto, che l'euro-dollaro aveva una capacità di movimento entro questa banda, scatola, chiamatela come vuoi, entro questo indicatore. Quindi quando l'euro-dollaro si portava su questa zona e su quest'altra, comunque su tutta questa zona, era a ridosso di un'importantissima resistenza dettata da questo indicatore magnifico, che tra l'altro ha fatto anche i cuccioli, ok? Nel senso che già di questa settimana qualche figlioletto dello square comincerà a girare su altri strumenti, tipo oggi dollaro yen, dandoci delle indicazioni decisamente interessanti, ok? Quindi così vi ho fatto anche un po' di anteprime. Detto questo, allora noi partiamo che eravamo su uno square, quindi uguale quantitativamente parlando, da lì preferirei andare short, e notavo che l'indicatore dei rendimenti aveva aperto a meno 13, quindi come se fosse in gap down, ed era andato a fare il suo, scaricandosi sullo zero. Quando accade questo, lo zero diventa automaticamente una resistenza. Quindi io in poche parole, in questa zona avevo square a resistenza e livello zero dei rendimenti giornalieri. Ok? Quindi era abbastanza chiara per tutti questa situazione. Allora abbiamo fatto questi short praticamente su euro-dollaro. Adesso ve li faccio vedere. Ripeto, un mordi e fuggi e mi va bene così. Chiaramente abbiamo quando entriamo degli stop loss miseri e quindi si devono o si possono, decidete voi, fare tutte e anche sapere a priori quanto possa essere il rischio totale. Allora io sono entrato short qua. Poi ho splittato qui perché la candela mi sembrava già un po' lunghetta, poi ho splittato ancora qui e poi ho chiuso qui sul target. Quindi questo è il primo short che ho passato. Quindi in realtà poi da qui a qui, per chi è più bravo e magari non entra con volumi che lo agitino, perché ripeto, entrando qui noi in trading room possiamo accettare di partire sempre con uno stop loss di 10 pips. Però se vogliamo farlo o se volete farvelo nella vostra intimità, la cosa più corretta è proprio usare uno stop loss che può essere di due tipi. Qua vi faccio vedere lo stop loss che è grafico sul prezzo, quindi io entro short qui, stoppo sopra il massimo, perché se qui si sta chiudendo il ciclo, questo è il massimo, quindi se va lì sopra sono in una cosa che non so bene che cosa stia facendo e quindi è giusto stopparlo. Oppure posso fare un'altra scelta, che dopo vi faccio vedere. Quindi quella è andata bene, poi abbiamo shortato qui, adesso vedremo il perché, ho splittato qui e
era già candeletta lunga sotto la Bollinger, qua del time frame un minuto, che mi raccomando mettete per consiglio. Poi ho chiuso su questa perché era altrettanto lunga come candela e ancora sempre sotto la Bollinger, e poi ho messo un trailing stop a più 5 pips che mi ha preso perché c'era l'IFO tedesco. Se lo avessi messo a pari, forse non mi avrebbe preso, oppure il broker avrebbe potuto allargare un attimino lo spread e anche eseguirmi e mi avrebbe comunque sbattuto fuori. Chi non l'avesse messo, ovviamente, si è potuto prendere tutta la discesa. Quindi io faccio un mordi e fuggi e direi che comunque la settimana è veramente iniziata bene. Perché ho fatto questi ingressi? Adesso vi faccio vedere. Metto solo a posto di qua la piattaforma. Perché ho fatto questi ingressi? Perché eravamo sullo zero. Dopo che aveva aperto in gap down, eravamo sullo square e in quel momento abbiamo come obiettivo di questa settimana l'ingresso con i cicli, dal mio metodo, dal mio stile. Allora andiamo a zoomare. Allora, il primo ingresso l'abbiamo fatto qui. Cambiamo colore, mettiamo l'arancione. Allora, il primo ingresso l'abbiamo fatto su questa candela. Vado solo a rivedere. Sì, esattamente su questa. Qua sono entrato short, qua su questa, che in realtà era la close di quella prima. Perché sono entrato su questa? È facilissimo, perché io avevo uno square che passava in questa zona, ma lo square guardatelo come fosse una fascia di 10 pips. Quindi in tutta questa zona c'era una resistenza. Quindi noi dove troviamo le resistenze dovremmo essere venditori, e così è stato fatto. Ad un certo punto, gamba 1, guardate l'indicatore rosso. Gamba 2, gamba 3, e quindi io, come tutti voi, prevedo che arriverà la quarta gamba. Ok? Bene. Allora, la quarta gamba, io avrei potuto iniziare il mio trade non appena in close l'indicatore rosso tagliava al ribasso la sua media mobile, linea tratteggiata. Quando chiudeva, effettivamente capitava che l'indicatore rosso abbia chiuso sotto la sua media mobile, ma perché non sono entrato qui? Perché questa candela mi pareva un po' troppo lunghetta, e 65 volte su 100 una candela lunghetta chiama un contrarian. Allora ho detto, boh, se va giù pazienza, tanto decidendo di tradare questi cicli di questa durata ne abbiamo da tradare tutti i giorni, come dicevamo prima, almeno bellini 6-7, ok? Almeno, addirittura anche il doppio se accettiamo anche quelli non bellini. Quindi non andavo a forzare di lunedì mattina come secondo trade, il primo l'abbiamo fatto su dollaro yen per questo nuovo square che dovrà nascere, insomma, che è già nato ma dovrà crescere, ecco, diciamo così. Allora qui non ho shortato, ma se io avessi shortato qui potevo mettere lo stop loss sopra il massimo, basta, tanto se va lassù. Oppure per chi lavora un po' più con leve più basse, perché io quando entro qui so che mi stoppo lì sopra, quindi posso mettere qui un tot di percentuale a rischio. Okay. Se invece uno qui decide di shortare a priori a leva 1, può direttamente stopparsi sopra gli square. Quindi ne perderà molti di meno, ma guadagnerà in proporzione di meno perché entrerà più leggero. Io ho spiegato qui perché non sono entrato. Bene, però ad un certo punto cosa è accaduto? Zoom un attimo, così voglio farvelo proprio vedere bene. Che in questa close non solo chiudeva il prezzo sotto la media mobile del ciclo, quella color azzurro o acqua, ma guardate il ciclo rosso, la quarta gamba iniziata qui, quando noi siamo qui, vedete che è tuttora in essere? Perché vedete che la linea rossa è sempre rimasta sotto la linea rossa tratteggiata? Quindi ero nella quarta gamba io. E ad un certo punto, guardate il sottociclo giallo, vedete che stava salendo e qui ha incrociato il ribasso? Quindi si sono fasati. Quindi ciclo superiore che domina ha spostato il controllo anche sul sottociclo, e quindi io qui ho cliccato ovviamente in close, quindi mi ha eseguito qui. E poi ho fatto i vari split che avete visto e chiusura sul target. Va bene, l'altra operazione è nata con la stessa dinamica, nel senso che si vedeva bene la prima gamba, si vedeva bene la seconda gamba, si vedeva bene la terza gamba che lavora sempre con lo zero come punto di riferimento, e ad un certo punto qui su questa la linea rossa continua, è andata sotto la linea rossa tratteggiata, quindi io nella mia testa avevo esattamente la quarta gamba dell'indicatore, dell'oscillatore mio proprietario Fabri 2. Ok?
E quindi sono entrato short. Una volta entrato short qui, di nuovo lo stop è sopra il massimo per tradare il ciclo. Quindi questo era il rischio sul quale uno dice: io da qui a qui sono circa 10 pips, mi vado a mettere su 10 pips 12, con un po' di spazio, insomma, una certa percentuale. Ok? Quindi supponiamo che mettiamo lo 0,5%, si può mettere anche un po' di più, come anche un po' di meno. Non fatemi matti a mettermi su 10 pips il 5% di rischio, cioè sul conto kamikaze va bene, ma sul conto capitalizzato va benissimo lavorare a 0,5, ok? Quindi questo vuol dire che se uno avesse tenuto, non come ho fatto io, che ho fatto i vari split, fino almeno a questa, che era quella lunghetta che chiudeva sotto il target, eccetera, eccetera, poteva fare lo 0,5 a occhio, rischiava questo per fare la stessa quantità, più o meno. Ok? Quindi l'importante è capire l'ingresso su questa candela sotto la media mobile con il rosso che dava il segnale. Ad un certo punto è chiaro che ormai avete capito, poi lì è personale di ognuno di voi, è chiaro che iniziata la quarta gamba da qui ha fatto una piccola aritmia. Ci sta, però non ha dato più di tanto preoccupazione, è rimasta sotto la resistenza del pivot, sotto la bowling, sotto il massimo, quindi non, un po' può infastidire, ma non deve dare oltremodo dubbi. Ad un certo punto, se questa non fosse stata così lunga, vedete il giallo, forse in quella prima. Sì, già in questa, per chi ha un'ottima vista, chicliner, chiudiamo. Per chi ha un'ottima vista, si vede che già in questa qua, l'indicatore qua giallo continuo è andato sotto alla linea tratteggiata. Quindi uno poteva ancora anche incrementare qui, perché lì succedeva esattamente quello che succedeva quando abbiamo shortato sul ciclo precedente. Quindi si fasavano e quindi potevo incrementare o anche a breakout. Ok? E poi abbiamo chiuso dove avete visto. Bene, questo è il quanto. Poi adesso i cicli hanno fatto un'aritmia, si stanno sfasando. La saggezza del trader è la moderazione, la saggezza del trader ciclico e la fasatura tra il prezzo e l'indicatore ciclico, altrimenti guardare ma non toccare. E quindi ho colto l'occasione proprio per guardare ma non toccare di fare questa registrazione. Quindi la fermo e abbiamo iniziato bene la settimana. Grazie a chi c'era, a chi non c'era, ma tanto questi trade, ripeto, li facciamo tutto il giorno negli punti quantitativi indicati, scusate, mi sto già incriccando la bocca, che ci vengono indicati dallo square. Ok? Quindi in questo momento, se il prezzo ritornasse su questa zona, cercherò la gamba 4 del ciclo in short come abbiamo fatto. Se invece supponiamo che adesso, vabbè, guida l'euro-dollaro indicatore giallo, non capita così di frequente, però facciamo finta che diventasse di nuovo rosso questa linea qui, allora questo sarebbe un supporto, a cui cercherei la gamba 1 o la gamba 3 del ciclo. Ok? Va bene, credo che sia chiaro, poi tradandoli live in tempo reale vi farete un bel po' di trade insieme a me, quindi li capirete e poi ne registriamo tanti. Va bene, interrompo qui il video, grazie a tutti.